Anticipazioni il segreto. Domenica 8 dicembre 2019. Antonina somministra ad Elsa le medicine in extremis. Consuelo entra in casa all'improvviso e si ricrede. L'ex ancella ha davvero aiutato la laguna. Isaac rincasa e Antonina origlia una conversazione tra il falegname e i suoi amici, in cui l'uomo ammette di dover cominciare realmente a credere nel cambiamento della ragazza. Il giorno dopo Antonina si riavvicina al suo ex e si offre di aiutare Elsa nelle faccende domestiche, quando lui starà fuori per lavoro. Raimundo continua a cospirare con Irene per mantenere la pace. I due decidono di iniziare delle indagini segrete su Fernando. Si recheranno dalle persone vicine alla defunta Maria Elena per raccogliere interessanti informazioni. La Campuzano inoltre si rivolge ad Anacleto. Carmelo incontra Lulloa e lo invita a stare alla larga dalla giornalista. Lui però gli fa capire di volere ciò che forse vuole anche lui, pace e tranquillità. Mattias visita Maria e le parla della guerra innescatasi tra Francisca e Severo. La Castagneda vuole suo nonno alla Habana per aggiornamenti. È troppo preoccupata. Prudenzio nega il prestito al cliente. Lola è molto felice. L'Ortega però continua a interrogarsi sul suo comportamento. La giovane incontra Francisca e mette le cose in chiaro. Non vuole continuare a lavorare per lei. Non vuole fare del male ad una brava persona come Prudenzio. La Montenegro furibonda medita vendetta. Consuelo e Marcella parlano con Irene del futuro dell'associazione femminile, quando un boato le lascia senza parole. Carmelito piange a dirotto. Severo entra in casa e trova dei vetri rotti e dei panni sporchi di sangue. Teme il peggio e estrae la pistola. Isaac finisce per accettare che Antonina si trasferisca da lui per prendersi cura di Elsa in sua assenza. La laguna il mattino seguente ha una nuova crisi.